Lasci il segnale quando vuoi. Ok, Ok, perfetto. Quindi, visto che non si è posso sentito iniziare? niente, Ghost, rifacciamo Posso l'introduzione. iniziare? Sì. Ok. Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo streaming dell'API. Io sono Gianluca Grassi e molto probabilmente mi conoscete meglio come Ghosty e oggi sarò qui al commento insieme a Roxas. Ciao ragazzi, io sono Roxas, come stanno, non mi conoscerete più magari con questo nome, chi più come Roxas, il moderatore di PM. Sono qui appunto con Ghosty oggi a presentarvi un game dell'API, alla quale anche io sto partecipando, però oggi non servi a giocare, ma sono qui a commentare, a offrirvi diciamo questo streaming. Però per chi fosse venuto qui per la prima volta oggi, devo spiegarlo, cos'è l'API? Quindi adesso Ghosty verrà a darci la mano. Ok, l'API o Associazione Pokémon Italiana è un torneo a squadre simile all'Internazionale NPA, National Pokémon Association. E ogni settimana due squadre si affrontano in team da 6 giocatori e si giocherà quindi round robin, perciò tutti i team giocano contro tutti gli altri e dopo 7 settimane i primi 4 si qualificheranno ai playoffs. Da lì avremo delle semifinali e una finale, e da lì verrà coronato il team vincitore della prima edizione dell'app. Questo è l'app in breve. Se ci sono domande, potete chiedere in chat e cercherò di rispondervi quando possibile tra un game e l'altro. Se volete vi rispondo anch'io in sardo, se lo capite di più dell'italiano, non c'è nessun No, problema, no, in ovviamente. italiano si capisce meglio. Oggi vi presentiamo due match, ovvero Davide Guarino degli Intimidating Alterians contro Giuseppe Musico dei Lightning Squirrels e Lorenzo Semeraro di Toronto Grassium contro Giovanni Piscitelli degli Hammers. Andiamo subito con il primo match e dimmi un po' cosa ne pensi. Allora, vuoi dico della preview oppure dei giocatori, intendi? Sia dei giocatori che della preview, dai, Ok, visto che allora, dei io sono giocatori, partito. come ho cercato di dire prima, questo match è molto importante per gli Alterians perché si trovano molto in basso nella classifica, per essere precisi sono ultimi, mentre gli Squirrels sono abbastanza in alto. E questo match, a mio parere, potrebbe determinare anche uno spirito diverso da parte degli Alterians di affrontare questo, diciamo, sia questa week sia comunque l'intera competizione, perché vincere in streaming quando si è messi molto male può dare quella spinta a tutta la squadra di dire possiamo farcela, possiamo andare avanti, possiamo ribaltare la situazione, perché comunque è vero che siamo già quasi a metà competizione, però cioè siamo a metà competizione, però nulla è detto, alla fine sono tutti lì, tutti i gruppi, tutte le squadre sono messe lì. Invece, parlando in particolare della preview, vediamo un Rain con Politoed, Ludicolo, Gotytail, Mewile, Incineroar e Bulu. Un Rain vecchio stampo, quindi come piace a me, l'aggiunto di Incineroar e Bulu che danno, diciamo, una compattezza a quel team che mancava all'epoca. Invece, la parte di Beppe, vediamo un Tapu Koko, Metagross, Landorus, Araquanid, Incineroar e Porygon2. Metagross che lo vediamo senza. Quello già startato intanto. Sì, E hanno. diciamo Metagross che lo vediamo senza Tapu Fini o Tapu Lele. Scelta interessante, anche se Tapu Koko comunque si è visto insieme ad Araquanid. Tu cosa ne pensi di questa Sì, il accoppiata? team di Peppe l'abbiamo già visto in azione, visto che Peppe, oltre ad essere un membro dei Lightning Squirrels, è nella competizione dell'NPA membro degli Holy Spirits, ovvero il team capitanato da Wolf Peak. E ha utilizzato questo stesso team nel primo match dell'NBA, con cui, se non ricordo male, ha vinto 2-1 contro Banster, forse, Non mi un giocatore ricordo, non lo sto inglese. seguendo sinceramente l'NBA in questo periodo. Sì, vediamo che da un certo punto di vista sembra molto simile a un team di 17 da Trick Room. Infatti abbiamo Pokémon come Incineroar e Araquanid che
sicuramente avevano un maggior successo in 17, soprattutto Araquanid, visto che in Sinnerhor che sì, vediamo lanciare dalla parte di Guarino un fake out su Araquanid per prevenire qualsiasi danno, Taunt da parte di Gotit e il Suporicon per evitare una trick room. Scelta abbastanza corretta, direi, da parte di Guarino, una safe play che ha pagato. Sì, assolutamente sì, c'è da dire che adesso quel Porygon 2 è trappato dentro, visto che Gotitel, ricordiamo la sua abilità Shadow Tag che non permette ai Pokémon di essere sostituiti, e però allo stesso modo vediamo che comunque quella Quanite mette abbastanza pressione sull'Incineroar, che molto probabilmente sarà costretto ad uscire e a dare il posto a un Pokémon come Blue o... A meno che non sia Zeta. Sì, ma anche in tal caso penso che non riesca a fare abbastanza danni, e allo stesso modo quel taunt di Gotitel, considerando anche che Porygon 2 è costretto a rimanere in campo, c'è da dire che quindi Porygon 2 sarà costretto solamente ad attaccare con Ice Beam o molto probabilmente Thunderbolt. Qui vediamo una Protect e una Z di Incineroar, quindi ottimo play prima da parte di Peppe, e Ice Beam su Incineroar, mentre addirittura rivela Tickle Gotitel. Mossa che utilizzavo anch'io, mossa abbastanza interessante, perché con Mewile sotto Trick Room, diciamo che Mewile riesce a prendere qualsiasi kill che magari gli mancava poco poco con Iron Head da prendere, e quella diminuzione in difesa è abbastanza importante, diciamo. Qui vediamo uno switch, è una buonissima predict da parte di Davide, perché sì, non riesce a non subire danno. E Gotitel quindi resta in campo e Porygon è costretto continuamente ad attaccare. Esatto, lo che dicevo prima, e ritengo anche che la posizione adesso con Bulu sia davvero ottima. La play che ha fatto Guarino è stata abbastanza safe, e adesso quel Porygon 2 è davvero in una brutta posizione perché è un peso morto e allo stesso modo anche Aquanid non se la gode. Possiamo dire che comunque Guarino si ritrova adesso in una buonissima posizione e può vincere. Volevo spendere due parole sul Gotitel di Guarino, perché ha rivelato Taunt e Tickle, e insieme alla Protect questo mi fa pensare al 100% che non abbia mosse offensive. Sì, non ne ha. Non ne ha. Solamente di supporto. No, non ne ha, perché non avrebbe senso qui non avere Trick Room col team che ha. E qui immaginando che abbia Mewile, credo voglia eliminare Araquanid il prima possibile, settare Trick Room e disintegrare il resto del team con Mewile. Qui, nonostante la Protect da parte di Araquanid, diciamo che non cambia molto la situazione, perché Bulu resta in campo, Araquanid e Porygon sono costretti a rimanere in campo, Bulu può tranquillamente uccidere Araquanid nel caso possegga Voodhammer, nel caso sia un Araquanid molto difensivo e non riesca a morire da Horlicch, la vedo difficile a questo range. E comunque spara un altro taunt su Porygon 2. Diciamo che la situazione era la medesima del turno precedente, anzi, forse anche peggio, perché non può proteggere con Araquanid. Esattamente, più passano i turni e più la situazione di Peppe è compromessa. In questo caso vediamo che attacca P2, che adesso muore, considerando anche che aveva un meno 2 in difesa e quindi Buda riesce a shottare sotto Grassy Terrain. E Araquanid usa Bug Bite senza mangiare vacca, perciò questo potrebbe anche significare che quel Bulu possa essere Z. O a V o doppia Z? Potrebbe essere, vedremo. Potrebbe essere a V perché non ha rivelato Protect. Sì, non solo quello, ma Incineroar ha usato la Z, mi ero scordato di questo piccolo particolare. Boh, si potrebbe. In questo team più che altro 3Z la vedo pesante. Cioè, lo dicono, in questo tipo di team si cerca di utilizzare o con la Z o con la Southwest, ma molto di più con la Z. In passato si usava Southwest perché o lo utilizzavi con Assault Bulb e Politoed sparava Surf per aumentargli lo special attack, ma non era una cosa molto ottimale. Parlo prima dell'invenzione della Southwest. Poi si è passata alla Southwest perché dava quella bulkiness necessaria all'udicolo per resistere a parecchi colpi, che lo rendeva molto molto forte. Adesso si è passata con la variante Z perché mette una pressione offensiva non indifferente. Vediamo adesso che Peppe mette in campo Metagross, e adesso comunque la situazione migliora perché comunque adesso Guarino si ritrova in una posizione in cui se l'unico Pokémon che riesce davvero a
a far male a Metagross e Incineroar, però allo stesso tempo sappiamo che Araquanid riesce a coprire questa debolezza di Metagross, e per questo motivo penso che Peppe, se riesce a gestirsela bene nei prossimi turni, può ribaltare comunque la partita. Io direi che è pure in vantaggio in questo momento, perché se ci vai a pensare, se mettesse Trick Room entrerebbe Mewile, sì, però Mewile non è che se la vedrebbe molto bene con quella Araquanid, cioè subirebbe comunque abbastanza danni. Nonostante ciò, bisogna vedere un attimo come giocheranno i prossimi turni. Perché, ok, vediamo un cambio. Al posto di Gotitan entra in Incineroar, vediamo l'Iron Head di Mega Metagross, sì. È un Liquidation che va a prendere la kill anche su Incineroar. Quindi Pepper riesce a prendere ben due kill in questo turno. Ed entrano Gotitan e Mewile. Qui, come ho detto prima, Beppe si è giocata molto bene, perché è riuscito a fare quel Liquidation. Credo fosse involontario il fatto di predictare l'entrata di Incineroar, fosse semplicemente un Liquidation diretto a Gotitan. Sì. Perché la cosa più plausibile, fare Bug Bite non aveva senso, perché comunque sì, poteva entrare Incineroar, Liquidation faceva comunque danno, non si conosce l'oggetto di Gotitan, anche se probabilmente Baccona. Diciamo che era la mossa giusta da fare, appunto. Baccona o Mentalerb, ma... più Baccona. Sì, ma a questo momento la partita poco importa, perché come ho detto prima, quell'Incineroar non riusciva a toccare bene Metagross, perché Araquanid copriva questa debolezza della mega evoluzione di Peppe, e questa giocata era molto rischiosa da parte di Corino, però non ha pagato. Qui rivela con Bug Bite che Gotitan possiede una Wiki Verdi. È un bel flinch. Flinch importante. Sì, però penso che comunque poco importi, perché la situazione non è delle più rose per Guarino. Sì, ma magari mettendo Trick Room ha qualche possibilità di ribaltarla. Metti un Plero Crit su Araquanid, qualcosa, non lo so. Diciamo che poteva aiutarlo magari a ribaltare la partita in qualche modo, ma adesso la vedo molto molto grigia. Molto molto grigia. Sì, è difficilissimo per Guarino adesso toccare il Metagross di un Zicco, e per questo motivo penso che nei prossimi turni la partita sarà conclusa. Sì, credo che adesso Guarino cercherà solamente di scoutare le mosse del team di Peppe per pensare a una strategia da adottare al game 2. Qui vediamo appunto due Protect per scaltare le mosse. Arriverà Sucker Punch, mossa che sì, molto spesso c'è su Mewile, ma in passato ricordo che si potevano utilizzare mosse, per esempio Ice Punch, Thunder Punch, eccetera. Qui vediamo inoltre uno Stomping Tantrum su Mega Mewile che non fa il 50%, e questo è molto importante. Questo però potrebbe essere pesante, perché adesso potrebbe anche essere un bel 50 e 50 con tra Metagross e Mewile, perché Mewile ha rivelato avere Sucker Punch, perciò la partita potrebbe anche non essere finita. In questo caso comunque dobbiamo vedere come si risolverà la questione, perché comunque Araquanid dovrebbe anche essere più lento di Gotitan e Mewile. E allo stesso tempo vediamo un Sucker Punch su Araquanid, un Fickle su Metagross e Iron Head su Gotitan. Qui davvero Guarino se la sta ribaltando. Però no, abbiamo Incineroar in back. Questo Incineroar, diciamo che rende più difficile, ma non impossibile ancora, la possibilità di Guarino vincere questo match. Perché avesse avuto dietro qualcosa tipo Landorus o più Tapu Koko, sarebbe stato game. In questo caso con Incineroar, se riesce a gestirsi bene il fake out, i turni di Trick Room, eccetera, può riuscire tranquillamente a vincerla. Adesso vedremo un po'. Qui vediamo una double protect per non subire il fake out. L'unica cosa che può venirmi in mente adesso è quella di continuare a fare Rockslide per cercare di far fuori Incineroar, però allo stesso tempo non riesce a gestire entrambi, sia Mawile che non riesce a gestire sia Incineroar che Metagross con Mawile. Però qui abbiamo Rockslide, e se dovesse esserci un flinch potrebbe... Ah, no, no, no,
non basta, non basta. Addirittura, no, non mi aspettavo shortasse 100%. No, no, è perché è ficco la bossa, anche l'attacco. Ah, sì, non... è vero, sì. Tickle abbassa sia l'attacco che la difesa. Tickle, sì. Non ho giocato ultimamente. Ma non è ultimamente, questa è la bossa che si usava in 14 e 15. Perché non esisteva cambia posto. Questa situazione è ormai... Questa ha vinto Guarino. Potrebbe essere chiusa. Sì. No, è chiuso, è chiuso. Basta un Sucker Punch, Metacross fuori al 100%, sia perché in range comunque ha meno difesa. È the game. GG. Giocata benissimo da Guarino, che si vedeva in una situazione abbastanza difficile, una frazione di game, e poi è riuscito invece a ribaltarla. Molto bravo. Sì, non mi aspettavo riuscisse a ribaltarla, e non mi aspettavo neanche che comunque Rockside riuscisse a shotare, però questo è dovuto alla una mia bassa conoscenza del matchup di Tickle Gothitelle, Chiedovania. E in chat prima mi aveva chiesto Nencio come i giocatori fossero stati scelti all'app. Questa è un'ottima domanda. Allora, a inizio anno, a fine 2017, inizio 2018, abbiamo aperto sul gruppo di Missy Water le iscrizioni per l'API e abbiamo visto come ci sia stata un'elevata partecipazione. Infatti siamo arrivati a circa 150 iscritti e i capitani degli 8 team si sono riuniti in un'asta, una draft, l'8 gennaio, credo, e da lì sono stati scelti i giocatori che hanno formato le diverse squadre attraverso proprio questa asta, in cui ogni capitano chiamava a turno un giocatore e tutti i capitani cercavano quindi di accaparrarsi il miglior giocatore, cercando di offrire quanto più possibile rispetto agli altri team. E i team che comunque vedete nell'API sono quindi formati da tutti i giocatori che sono stati presi da quella draft, perciò sono molto probabilmente il meglio che il competitivo italiano ha da offrire. Cerchiamo di passare adesso al secondo game. Secondo te quali sono gli adattamenti che deve fare Musicco per cercare di portarsi a casa questa partita e andare a un game 3? Allora, prima di tutto, come ogni giocatore che gioca contro Rain, deve capire quali sono le intenzioni del suo avversario, perché tranquillamente Guarino potrebbe portare Rain in lead e questo potrebbe devastare magari una sua strategia incentrata proprio sul cercare di battere Gothitelle più un altro come Incineroar o Tapu Buru. Invece qua vediamo che fa un'ottima read, lida con Incineroar Polygon 2 contro Gothitelle e Buru. Incineroar che mette in pericolo la vita sia di Gothitelle che di Tapu Buru, perché può ucciderli tranquillamente entrambi con la mossa Z su Gothitelle oppure con Flare Blitz su Tapu Buru, mentre Polygon qui può tranquillamente o fare danni con Ice Beam oppure tranquillamente fare Tip Room. Adesso le opzioni sono varie in realtà da parte sia di Guarino che di Beppe, perché potrebbe tranquillamente in realtà fare un fake out, vedere cosa fa Guarino, ma credo che non sia la situazione questa, oppure settare Trick Room e switchare in Araquani. Ah no, vero, non può switchare, dimentico, c'è Gothitelle. Sì, e occorre anche ricordarci che Tapu Buru è a Southwest, quindi non ha sicuramente la Protect, e quindi quel Buru è a rischio, però... Super Power, vediamo. Più veloce. Che sia più veloce, sì, era Thunderbolt e Flare Blitz che shottano. E... Thunderbolt per coprire uno switch da parte di qualsiasi cosa. Anche che Incineroar è più veloce di Gothitelle, quindi molto bene, quindi quell'Incineroar non è sicuramente Miss Speed. Questa è un'informazione abbastanza utile. E vediamo adesso come si risolverà la questione, perché sicuramente Incineroar adesso e Oregon 2 e Incineroar sono i due più veloci in campo. E Incineroar non con meno uno in attacco non riesce a shottare Gothitelle. Vediamo, Thunderbolt su Incineroar e Knock Off su Gothitelle che toglie la vacca. Fickle su Go2. P2 adesso, se torniamo alla situazione del game precedente,
e Thickory inizia a essere molto pesante per il fatto del drop in difesa, perché già così è come se Leverite non ci fosse. E fidatevi che è una cosa molto molto importante su Polygon 2, è quello che lo rende viable. Adesso... vedere la zeta di Incineroar se riesce a shottare P2... La vedo difficile adesso. Non sono completamente certo. Secondo me no. -1 e le Violet comunque dà abbastanza spazio difensivo. Comunque non credo neanche io. -1 non credo, -2 forse. Anzi, -2 direi di sì. -2 sì. Adesso bisogna vedere un attimo però quell'Insinor che da parte di Beppe che intenzioni ha. Perché anche se è -1... mette in pericolo Gotitel, e Gotitel serve. Abbiamo visto quanto è stato importante nel primo game per Guarino, per ribaltare il game facendo quei tickle che magari uno non pensa quel Pokémon abbia. Vediamo un attimo la Z su Incineroar che critta e shotta. Non so se fosse necessario. Non lo so, perché comunque non è molto efficace e... penso che comunque non dovrebbe shottare a quel range, non dovrebbe essere un cheat che io la Z di Apulele. Controllo adesso. Che non approva la giocata di Guarino da fare tickle, anche se c'è da considerare il fatto che... Cosa poteva fare? È giusto secondo me invece. Sì, stavo pensando a Trick Room, però... non aveva ancora rivelato chi avesse dietro, e sicuramente se avesse avuto Araquanid sarebbe stato un problema, perché molto probabilmente sarebbe più lento. E quindi spoiler, un attimo se ti interrompo, ho controllato e quel crit poteva essere sia importante sia non necessario, dipende dagli investimenti dell'insieme avversario, perché adesso ho messo e nel caso fosse stato Max Attack l'Incineroar di Guarino e fosse stato Max HP l'Incineroar invece di Beppe, in questo caso la Z faceva dal 41 al 49%, quindi dipende principalmente da come sono stati allenati i Pokémon dei due giocatori. Chiaro, adesso aspettiamo ancora cosa Peppe porterà in campo, ed è la scelta ricade su Araquanid. Non sappiamo se con Incineroar abbia la Protect. Non l'abbiamo visto, ma credo di sì. Sì, ma solitamente se è dita comunque la Protect può averla, però... Non è molto comune come in altri Pokémon in cui è praticamente necessario. Qui vediamo un Flareon che fa un burn che non conterà più di tanto. Non più di tanto, però. Un tickle su Araquanid e Gotitel ci lascia. E qui direi anche che più o meno è finita. Non per andare contro Beppe, ma... aspetterei comunque a dirlo, perché... comunque ci sono ancora un po' di possibilità per entrambi. Beh, oddio, perché? Dipende più che altro dal fatto se Plerò riesce a missare oppure no. Perché qui personalmente farei un attacco su Porygon 2 con Incineroar e attaccherei come Wild ad Araquanid. Sapendo che i miei due Pokémon sono più veloci, non c'è Trick Room... nel caso Plerò non fallisca, cioè non ne vedo una way out per Beppe. Ah, però un attimo, mi sto confondendo, manca un Pokémon da parte di Beppe. Ero convinto fossero gli ultimi due, però la rida arriva. Aia. Questo è pesante. Scusatemi, ma... perché P2 è -2 e penso che la partita sia... Sì, qui è conclusa davvero. Ho sparaflashato vedendo... neanche... cioè avrebbe bisogno di un bel po' di miss da parte di Mawile. Che... ma neanche, qui può andare tranquillamente di doppio Sucker Punch sul sicuro. Sì, sì. GG. Credo che questa sia la prima sconfitta di Pepe Musicco all'API.
Flare Blitz, che ah, no, no, da Side, la Ischia, però ci stava, e niente, quindi Guarino si porta a casa la vittoria. Adesso la situazione tra Alterians e Squirtles diventa interessante, perché adesso con la vittoria di Guarino ci troviamo in una situazione di 2-2, e le ultime due partite tra Andrea Ciccone e Lorenzo Falai e Marco Bertoni contro Da Kilde, non mi ricordo il nome, di Uzaki. Sì, possono comunque cambiare di molto il risultato, perché ricordiamo che all'API c'è un sistema a punti un po' come nel calcio, con la differenza che le vittorie contano per 5 punti, mentre i pareggi danno 2 punti. Per questo motivo gli Alterians e gli Squirrels, che al momento si trovano sul risultato di 2-2, possono hanno ancora diverse possibilità, ovvero se le ultime due partite sono vinte da uno dei due team, questo team vince, oppure se i team vincono una partita a testa, ci troviamo in una situazione di parità. Appunto, come ho detto, questa vittoria può essere molto importante, può dare quella spinta, secondo me. Adesso poi andremo a vedere a fine settimana, perché ricordo che ogni settimana i match devono finire la domenica, non oltre. Sì. E sapremo lunedì praticamente i risultati di tutti i match tra tutte le squadre. Intanto cominciamo anche a presentare il secondo match della serata, che ritengo sia anche più interessante del primo, tra due giocatori di altissimo livello, ovvero Giovanni Piscitelli da una parte per gli Hammers e Lorenzo Semeraro dall'altra. Parliamo adesso di dei due giocatori, intanto. Cosa non ho sentito, scusami? Parlami un po' anche dei due giocatori che... Allora, volevo semplicemente cercavo dire di presentarli che... al pubblico. Sì, allora, Clashy, diciamo che è un giocatore della zona da Barese che l'anno scorso ha fatto molto molto bene, nonostante sia stato il suo primo anno. Ha preso questo team mio, doppia papera, con la particolarità di avere Buzzwall, mossa Z invece che AV, preso dal team di Tommy Curin, che ha fatto top sia all'internazionale australiano che quello di Londra, quindi molto early metagame. Riuscito a giocarlo tutta la stagione, riuscito anche a toppare l'internazionale di Londra dell'anno successivo, sempre in 17 purtroppo, e ha fatto ottimi results anche ai tornei locali. Tu Costi mi puoi dire di più, visto che siete quelle parti magari, sì, dei sì, local. Ha sicuramente avuto successo con le Premier Challenge, non ha ancora un risultato nei mid-season e molto probabilmente cercherà nel mid-season della Spring Series di fare bene. E comunque online è comunque molto molto attivo e cerca di riesce a fare dei risultati. Infatti al torneo a squadre di Missy Water, se non ricordo male, fu imbattuto. Sì, è stato imbattuto, ha fatto 14-0, e questo è stato anche una delle ragioni per cui l'ho nel mio team. Per chi non lo sapesse, io insieme a Lorenzo Galassi gestisco il team dei Toronto Brassium. Al momento siamo con 0 vittorie, 0 sconfitte e 3 pareggi. La situazione di questo match è di 3-2 per gli Hammers, e se Lorenzo Semeraro dovesse riuscire a vincere questa partita, ci porteremo al quarto pareggio consecutivo, cercando di stabilire un record che per le prossime stagioni dell'API nessuno riuscirà a contrastare. Ok, ci dico di andare in team preview. Sì, Volevo un attimo parlare del team di Crash, perché diciamo che quel team, cambiando due Pokémon, è lo stesso che ho portato al nazionale 2015 in senior, in cui ho fatto schifo. E diciamo che giocavo Swampert al posto di Landorus e Bisharp al posto di Tapu Koko, ero senior, quindi scusatemi un po' delle schifezze. Comunque, quel team in pratica si basa sul lidare Polito di Ludicolo, spammare danni e clearare quello che c'è dietro con Salamence. In questo caso però vediamo che Crash non può farlo, perché esiste Gastrodon,
Gastrodon, che in questa stagione abbiamo visto non tantissimo, ma nella tipologia di team di Genius, in quello slot è coperto di solito da Mungus o da Gastrodon, dipendentemente dal fatto che il giocatore che utilizzi quel team dice: magari mi serve qualcosa per battere la Rain, oppure qualcosa per battere i team, i Vitrick Room, che sono abbastanza problematici per quel team. Tu che dici? Sì, assolutamente sì. La scelta tra Gastrodon e Amungus in quel team è davvero dipendente dai gusti, ovviamente, degli allenatori che la portano. E infatti abbiamo visto come nella top cut di Lipsia abbiamo visto due team simili, ovvero quello di Luca Lusignoni che portava Gastrodon, mentre quello di Flavio Del Piglio, che ha vinto il torneo con Mungus, stesso team che sta portando adesso il Boschetto a Sydney. Ed è un team che comunque sembra essere molto solido, e sto sentendo dire che può essere considerato come l'Italian Good Stuff del BGC 2018, perché sta facendo davvero molto bene, e quel team presenta la doppia possibilità di Mega con Metagross e Tyranitar, ed è comunque un team parecchio interessante ed è abbastanza solido, perché riesce a coprire quasi tutti i matchup in maniera abbastanza soddisfacente. Ok, adesso ho avvisato di che posso iniziare. Piccola chicca, Gastrodon è il Pokémon preferito di Clash, e quindi sarà molto contento di averlo come op. Qui vediamo una lead da parte di Clash di Salamence e Aegislash contro Zapdos Metagross, una lead molto potente, molto forte, e ci può anche dire magari qualcosa sull'oggetto di Zapdos, a mio parere. Sì, solitamente nel team... Parlo comunque del team in generale, non sappiamo se Piscitelli ha fatto dei cambi oppure no. Zapdos solitamente in questo team ha un Citrus Berry, che è, infatti Alessio Riboschetto, per chi l'ha visto in streaming ieri notte, lo utilizzava con una Citrus Berry, mentre il team portato da Luca Lusignoni a Lipsia utilizzava una Super Berry, una TG Berry o comunque di quel tipo. Non so quale precisamente, ma poco importa. Non ha importanza. Sì, tanto sono 5 item uguali per... Tranne uno che devi ricordarti di non usare. Bypassano l'item close per qualche ragione, però lasciamo perdere. E qui analizziamo un po' le due lead, perché abbiamo Salamence e Metagross. Ah, intanto hanno già agito, e Salamence usa Tailwind, Thunderbolt di Zapdos. Z di Aegislash su Metagross. Scelta di anche giusta, nonostante la protezione. Ottima scelta, mette pressione, e adesso quel Metagross è costretto ad uscire dal campo perché è in range di qualsiasi mossa di Aegislash, e Zapdos allo stesso modo è costretto a pareggiare con la Tailwind. Però io non ho capito perché non abbia fatto Tailwind qui Zapdos. Non ho capito cosa possa aver pensato. È vero che Thunderbolt fa un po' di danno a Salamence, però non... Noi vediamo Double Edge su Gastrodon e uno Shadow Ball. Heatwave che missa su Aegislash. E questo è davvero pesante per... Che non change in questo. E allo stesso modo quel Gastrodon... Adesso bisognerà anche studiare un po' il comportamento di Clash davanti a questo Gastrodon, perché però c'è anche da dire che focussare quello slot per Clash penso sia molto importante, perché comunque Zapdos non riesce a toccarlo al momento con i Pokémon che sta utilizzando. Bisogna vedere anche se Clash ha intenzione di salvaguardare il proprio Salamence per cercare di settare una Tailwind nei prossimi turni. Tutto dipende da quello che ha dietro. Perché Salamence, salvo Genius abbia portato il suo Landorus e Scarf, dovrebbe essere il Pokémon più veloce rispetto agli altri tre di Genius. Intanto vediamo che viene pareggiata Tailwind e Art Power di Gastrodon, che si infrange sulla Protect di Aegislash.
Qui diciamo che il turno è andato in vantaggio di Genius, perché manca solamente un turno perché finisca la Tailwind di Clashy. Dopodiché può entrare tranquillamente con Metagross e quei Pokémon che ha portato attualmente. Diciamo che Metagross fa abbastanza bene una volta fatto un pochino di danno su Aegislash. Sì, inoltre possiamo anche cominciare a prendere un po' a tirare un po' le somme da questi primi turni. Ad esempio abbiamo visto che Zapdos ha utilizzato Heatwave, perciò molto probabilmente quell'Andorus non si ritroverà, come dire, infastidito da Zapdos, perché solitamente la scelta è tra HP Ice e Crit di Landorus e adesso Shadow Ball su Gastrodon. È morto anche Gastrodon. Questo è pesante. Buon turno. Soprattutto adesso che è entrato l'Ele. Nel caso ci fosse, come credo, Tapu Koko dietro, la partita prende una bruttissima piega per Genius. Assolutamente sì, perché comunque adesso è finita comunque la Tailwind da parte di Clashy e sicuramente il suo obiettivo sarà quella di stallare questi due turni per quanto riguarda Genius. Intanto vediamo Zenedbat non uccide Landorus e Z su Aegislash, quindi Landorus può fare una mossa. Addirittura dice. Questo comunque ci fa pensare a un po' di calcoli, ovvero che quell'Andorus potrebbe essere psato, potrebbe aver avuto un roll. No, io invece dico semplicemente che non abbiamo Ice Punch da parte di Metagross. Non sì, vedo un motivo per non farlo. Sì, pensando alla variante che giocava a Luca Rossignoli, pensando che ero in team e ho avuto modo di confrontarmi con lui col suo team, non possiede Ice Punch, quel Metagross, perché possiede la doppia Stab e Stomping Tantrum, e la mossa ghiaccio, quindi Ice Beam, è su Gastrodon. Quel Gastrodon potrebbe avere quel set con Ice Beam, Earth Power e Clear Smog e la Protect. Quindi vediamo che qua il primo game se lo porta Clashy a casa. Andiamo subito al G2. Ne sono un po' felice, però devo rimanere imparziale. Tu sei imparziale, io invece vorrei che perdesse tantissimo, perché non gioca le vere papere. Che poi, altro aneddoto, Ludicolo è basato su una papera giapponese. Questo però è un'altra storia. Quando adesso giocava Peli per Goldack e Porygon2, possiamo considerarlo come un tripla papera. No, lui aveva sei papere, anche Mach è una papera, la papera spazzatura. Bazur è la papera pompata e okay, Tapu Koko è la papera paperosa. Zapdos e Tyranitar. Qua vediamo come Genius abbia cominciato ad aggiustare un po' il proprio game plan, e con questa lead già sembra avere una posizione migliore rispetto a quella precedente. Si dimentica di una cosa però, Genius, e se Aegislash avesse Sacred Sword, che voi ridete e scherzate, ma potrebbe tranquillamente avercelo. Potrebbe averlo, però considerando che ha rivelato Shadow Ball, è improbabile. Shadow Ball King Shield. Sì, non ricordo altro. Qui vediamo, entra Landorus, che è Protect di Salamence. Tailwind Dragon Dance. E Dragon Dance. Ok, quindi un buon turno da parte di Genius, che riesce a mettere la Tailwind. Però, allo stesso modo, c'è da dire che quel Zapdos con Salamence e Landorus, che molto probabilmente ha B, non ha molto potenziale offensivo, e Tyranitar ha subito un Intimidate. Vediamo adesso che Zapdos esce infatti per Tailwind di Salamence, sì. Tailwind pareggiata e Super Power rivelata da parte di Clash. Super Power che qui l'avrei già chiamata, sinceramente, perché qualsiasi Rain, ogni giocatore, sa che soffre una cosa di nome Ferroturn. Nel team con Rain devi avere almeno una mossa a fuoco e due mosse rotta. In questo caso la mossa rotta ce la doveva avere per forza un Landorus o Aegislash. Qui vediamo che c'era Landorus, quindi diciamo che la Protect è stata più che giusta, perché era abbastanza probabile questa mossa. Sì, in ogni caso comunque scoutare quell'Landorus, non prendersi danni inutili, ad esempio quell'Landorus poteva anche andare per EQ tranquillamente,
sicuramente è una scelta giustissima da parte di Genius. E adesso vediamo perché quel Salamence non riesce a danneggiare nessuno dei due Pokémon, perché risulterà molto probabilmente ospitato da entrambi, da Tyranitar che è a più uno. Tailwind, e da Landorus che è molto probabilmente Scarf. Sì, Landorus in realtà non l'abbiamo ancora visto che ha tempo siede. Comunque la situazione di Clash non è che sia delle migliori. Qui vediamo uno Switch, entra il C-Slash che evita un Rock Slide abbastanza useless, e un Crunch che va purtroppo sullo slot sbagliato a parte di Genius, e un Super Power che non shotta Tyranitar. Questo mi sorprende. Nonostante fosse almeno uno, pensavo lo shottasse, perché Super Power è una mossa per 4 su Tyranitar, e sa che Tyranitar vuole qualsiasi mossa Fighting. Questo sinceramente non me l'aspettavo. E adesso dobbiamo vedere anche come si comporterà adesso Genius, perché quella Edge Slash minaccia una Z Ghost su tutti gli slot, e visto che Landorus non è a V, e l'abbiamo anche confermato perché si è mosso prima di Tyranitar a più 1, adesso vediamo quale dei Pokémon shotterà. Intanto vediamo che Crunch droppa di nuovo la difesa e Z su Landorus. Mossa giusta, perché comunque doveva shottare qualcosa questa Z. Ha andato sullo slot sicuro, nel caso entri qualcuno muore, nel caso resta Landorus muore. Scelta giusta, secondo me. Qui vediamo entrare Zapdos e Tapu Koko. Tapu Koko che credo... cioè, in realtà non lo so. Dovrebbe essere Lifeorb in quel team? Potrebbe essere anche... no, oddio, Z no, perché avevo già la Z da parte di Agilis, e sicuramente quella sta parte di Landorus. Di Lifeorb. Sì, potrebbe essere sicuramente. Adesso da considerare diverse cose. La prima è che, visto che Tyranitar è Mega, molto sicuramente dietro Genius, che non ha rivelato il quarto Pokémon, non avrà Metal. Quindi avrà solamente uno tra Lele e Gastrodon. Adesso dobbiamo anche vedere come Aegislash verrà conservato da parte di Clash, o se verrà buttato. Vediamo adesso Protect, T-Bolt su Zapdos, e vediamo se ha fatto Shadow Ball su Zapdos, buonissima lead. E questa potrebbe essere partita chiusa. Sì, perché adesso dipendentemente da Lele magari potrebbe essere Scarf, ma... no, okay, è Scarf, no? Abbiamo detto che è Landorus. Ah, è vero, hai ragione, scusami. Penso sempre a Vilando in questi team. Sì. Qui vediamo, possiamo tranquillamente dire Dazzling Gleam. E qui posso, permettetemi di memare, ma qua... quadruplo pareggio. Quarto pareggio di fila per i Toronto Grassium. Unico risultato pareggi. Riusciremo a vincere una partita per le prossime settimane? Credo di no. In chat scriveteci se riusciremo, abbiamo ancora 3 week per vincere una partita, e diteci se riusciremo a vincere una partita e a finire almeno con una vittoria e 6 pareggi. Io ho la sensazione che farete solo pareggi, tranne contro di noi. Qui arriva un Rockside che comunque... addirittura è più veloce di Koko, perciò quel Tyranitar è al meno 134 speed, e quindi è praticamente max speed quasi. Però dovrebbe essere praticamente quasi chiusa, perché... qui deve beccare talmente tanti Rock Slide Flinch, Genius, sì, come ben sappiamo, se c'è Rock Slide non è le partite niente non chiuso. Possono mai dirti chiuse, però... la situazione è difficile per Genius. Quasi impossibile, ma non impossibile. Diciamo che deve beccare Rock Slide Flinch un'altra volta su entrambi, e bisogna sempre dire che Crash potrebbe avere dalla sua parte Wild Guard, e quindi negare pure questa cosa. Dall'altra non vedo quali altre possibili mosse può avere Genius per battere questa posizione di Crash, che... ormai sì, è ottimale. Se dovesse avere wildcard qua, fa tranquillamente
Dazzling in Tapu Koko e senza problemi. Sì, Wildcard Dazzling Gleam e poi alla fine Salamence pulisce con, perché Double Edge sicuramente shotta deve. Qui vediamo Protect. Questo rischio non ho ben capito. Sì, questo non l'ho capito. Qui sta riaprendo la partita a Genius. Perché nel caso Tapuliere fosse molto molto difensivo, potrebbe reggere. Slide. Vediamo. Ok, Dazzling, no, niente flinch. Il Dazzling arriva e no, Double Edge arriva. Ed è nel GG. Caso nel caso avesse flinchato Salamence, il game sarebbe andato, a mio parere, a Genius. Perché se avesse targetato Salamence, Tapu Koko non avrebbe avuto la pressione offensiva per shottare Tapuliere. E qui quindi Clashy vince 2-0 contro Piscitelli. E la partita tra Toronto Grassium ed Hammers capitanati da Akira Petrolini, con manager Davide Cauteruccio, finisce quindi sul 3-3. Vorrei la classifica, se dalla regia, se ce l'hanno. Perché al momento gli Hammers con questo pareggio si portano a 12 punti e il Toronto Grassium ad 8. Toronto Grassium che comunque scalano la classifica 2 punti alla volta, come ho detto, con i pareggi. E in tutto quanto riuscirete ad arrivare? Punti? Se dovevo arrivare altri 3, invece arriviamo a 14. E non è il massimo, sicuramente ci aspettiamo dei punteggi migliori, arrivando le vittorie. E gli Hammers arrivano a 12 e comunque rischiano di essere poi superati dagli Screaming Felis, che questa week stanno giocando contro i Red Bull Bulls, che se non ricordo male sono in vantaggio per 2-1 sui Felis. Controllo subito. E sì, la partita tra Felis e Bulls, se dovesse avere un vincitore, non dovesse finire in pareggio, quindi potrebbe far fuggire una di queste due squadre. I Bulls sì, sono in vantaggio per 2-1. Mentre poi abbiamo la Snurs contro Bells, entrambe le squadre da metà classifica, e Bells hanno mostrato di avere qualche problema, perché hanno fatto una draft con soli 7 giocatori, quindi l'impossibilità di avere dei sub quasi del tutto, e non avendo dei giocatori di altissimo livello hanno avuto difficoltà e sono riusciti a farsi solamente un pareggio. Puoi indovinare contro quale team. E infine l'ultima partita, che è Alterians contro Squirrels, che abbiamo detto fosse, che abbiamo detto sia sul risultato di 2-2. E nel weekend sapremo come andrà a finire, visto che mancano solamente 2 match. E adesso dovremmo aver concluso, non ci sono altre partite? No, questo giro avete, non ci sono. Se avete partite, delle domande, potete farle qui in chat, cercheremo di rispondere in questi 5 minuti che ci rimangono. Consigliate anche mi è sembrato di aver letto un pareggio Grassium sulla sì, l'ha scritto Nencio. No, l'ha scritto anche Astrea All Next, che saluto. No, volevo chiedere un attimo una cosa alla chat. Clash calvo contro il grande padre. Sì, è fisio, esatto. Però Clash sfortunatamente i capelli ce li ha ancora. Datemi dei nick. Datemi dei nick per Cresselli a tema Dragon Ball. Please. Li chiediamo a Dave Cognetta in quel caso. Clash calvo contro il grande padre. Io non sapevo che il grande padre avesse esultato dopo aver vinto contro Wolfie Glick. Il grande padre non può essere sconfitto. Può essere sconfitto solo da Shaggy il broio. Io non ho Twitter. Andate su Twitter di Clash e scrivete pelata. No, questa non l'ho capita. E sinceramente, poi se me lo trovo senza capelli quando ce ne andiamo alle Premier, potrebbe essere un trauma. No, Marco Zeta, il pareggio sono 6 match, come sapete, e quindi per far finire un pareggio deve finire 3-3, come poi ti sei corretto, esatto, perciò 3-3, mentre partite che finiscono su 4-2, 5-1 o 6-0 sono considerate come vittorie, ovviamente, per la squadra che ha totalizzato il maggior numero. Anche se sinceramente 6-0 non ce lo vedo da nessuna parte, perché tutte le squadre comunque sono bilanciate, abbiamo visto che tutte le win sono finite per 4-2.
per 4-2 e mai esatto, per neanche 5-1. Sì, perché vediamo se vedi sull'NBA molte partite riescono a finire sul 6-2 o là non giocano con 6 giocatori ma con 8, perché considera che dal punto di vista mondiale ci sono sicuramente più giocatori, e molte partite sono finite anche sul 6-2 o sul 7-1. Intanto vi diamo un avviso che, come avrete potuto notare in grafica, la prossima settimana non ci vediamo mercoledì ma ci vediamo martedì con la week 5 dell'API. Vi dico subito le partite che ci saranno, ovvero i team che si affronteranno saranno i Bulls contro gli Squirrels, Toronto Grassium contro i Feris. Quindi saluto William Bassolino e speriamo di avere un bel match senza pareggio, magari. Vittoria impossibile, nostra, abbiamo capito che è impossibile ormai. Alterians contro Snores e Bells contro Hammers. Per questo motivo ci vediamo martedì con la week 5, non mercoledì, mercoledì è San Valentino e ve lo lasciamo liberi sia se siete fidanzati o se siete single. Noi ad esempio stiamo lasciando la regia, come dire, stiamo lasciando il mercoledì libero alla nostra regia proprio per questa ragione, no? E nulla, non hai qualcosa da aggiungere, Roxas? No, semplicemente ribadisco, se qualcuno mi dà il nick per il mio Cressida per la prossima Premier, che un nick che magari sta bene con gli altri personaggi del manga spagnolo di Dragon Ball, tipo Shaggy Royo, Gohan il Calvo, eccetera eccetera, mi fate un favore, vincerò il prossimo match dell'API domani anche per voi. Detto questo, direi che non c'è niente altro. Link al match sul, mi raccomando, link al match su Missy che ti ha prodotto. Certo. E nulla, noi vi salutiamo, speriamo che lo streaming sia stato di vostro gradimento e che comunque continuate a seguire l'API. Se avete dei feedback, una cosa, giusto, mi sono dimenticato di una cosa. Stasera alle 23 circa, 23:30, ci sarà lo streaming della top 8 dell'internazionale australiano che è in corso questo weekend, dove abbiamo ben 2 giocatori italiani in top e dobbiamo tifarli, perché è giusto così. Sì, assolutamente sì, mi ha ricordato una cosa non importante ma di più, e infatti non so se avete notato, ma sul gruppo di Missy Water ho cercato di aggiornare tutti durante la nottata, mentre i nostri giocatori hanno avuto un'ottima performance, perché tutti i giocatori italiani sono finiti con X3 o meglio. E in anche Porco Giugno è riuscito. Anche è riuscito a prendere CP, 62esimo è arrivato. E anche streaming dove? Sul canale Twitch di Pokémon, che se siete iscritti al gruppo di Missy Water lo pubblicherò lì. I match quindi cominceranno verso le 23:30, considerate che ci sono 10 ore di fuso orario. E inoltre, se mi faccio anche un po' di pubblicità, ho avuto modo di collaborare con alcune testate italiane come Corriere dello Sport e Tutto Sport per parlare di questo torneo, e se volete dare un'occhiata ai recap del Day 1 potete andare lì. Cercherò di linkarli sempre sul gruppo di Missy Water. E oltre a questo non abbiamo altro da dire? No, direi che possiamo chiudere qua, quindi ragazzi, buonanotte a tutti. Perfetto, grazie per averci seguiti. Se ci sono feedback potete mandarmeli in privato o anche come commento al video. Lasciate sempre un like al video e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti ragazzi.